Nell'ambito della quinta edizione di EcoBiz Expo in Albania a Tirana c'è l'assessore della Regione Puglia, assessore all'ambiente, Lorenzo Nicastro. Dottor Nicastro, siamo qui in Albania per portare know-how, per stabilire accordi, immagino. E sì, proseguiamo, diciamo, il nostro tour nei Balcani, abbiamo iniziato ad aprile in Montenegro. Esportiamo, diciamo, il nostro modello di green economy, non dimenticandoci mai che una cosa è produrre ricchezza e una cosa è estrarre profitto dalla ricchezza. Noi produciamo ricchezza quando piantiamo un albero, ad esempio, e invece estraiamo un profitto quando quell'albero abbattiamo per farne legna e poi magari costruirci una sedia, e questo non è un sistema che non ci porta da nessuna parte. Come istituzioni, quello che sembra mancare in Albania è una serie di regolamentazioni. La Puglia può essere utile sotto questo profilo? Possiamo portare diciamo, i nostri modelli normativi, che sono soprattutto quelli statali e che comunque devo dire sono largamente migliorabili anche in Italia rispetto alle possibilità date dalle direttive europee. È chiaro che noi non veniamo a insegnare niente, veniamo solamente a testimoniare qualcosa e se richiesto a dare un consiglio. Per la quinta volta le istituzioni pugliesi sono vicine agli imprenditori pugliesi che poi creano ricchezza, giustamente come si diceva prima. L'abbiamo visto anche in Montenegro ad aprile, e quando si riesce a fare sistema tra politica e imprenditoria ovviamente si crea ricchezza, si crea una forma di ricchezza che è anche condivisa e quindi trova, diciamo, maggiore opportunità di sviluppo e maggior condivisione sociale, che poi è la cosa più importante. Qui a Tirana, in Albania, a fare gli onori di casa, incontriamo anche il console dell'Albania a Bari, il dottor Bakhtin Bekteshi. Signor console, lei è molto vicino alle imprese italiane che si avvicinano all'Albania e molto vicino alle imprese albanesi che cercano di fare affari con la Puglia. Qual è la sua opinione su questo momento particolare e quello che sta accadendo nelle relazioni commerciali? A mio avviso ha iniziato una cosa molto buona. Dire la verità, io non sono molto contento. Io vorrei, il mio desiderio è che questi interscambi, queste collaborazioni, di essere in un altro livello, più intenso. Ma speriamo che queste attività, e sono convinto che queste attività organizzate della fiera aiutano tanto sì imprenditori di pugliesi, anche albanesi. Signor console, Fiera del Levante Servizi, che organizza questi eventi come ricordava lei, penso che dovrà starle vicino l'anno prossimo quando ci sarà il centenario dell'Albania. Sì, senz'altro, per centenario dell'indipendenza d'Albania, noi albanesi cerchiamo di fare le cose più grosse fino adesso e speriamo anche nel vostro aiuto, perché è il vostro desiderio. E qui con noi il dottor Elvin Mehilli, consigliere del Ministro dell'Economia della Repubblica di Albania. Consigliere, che cosa pensa lei di questi incontri organizzati da FDL Servizi tra imprese italiane, imprese albanesi e le autorità, soprattutto albanesi? Prima di tutto vorrei ringraziare la FDL Servizi per queste iniziative. Sono delle iniziative molto utili, direi, ma non nel senso teorico del termine, ma sono molto utili nel senso pratico, perché
le imprese italiane, le nostre imprese, le istituzioni italiane, le istituzioni albanese hanno l'opportunità in questi incontri di proprio discutere nel pratico le varie opportunità che ci sono in Albania per le imprese italiane. E in questo punto io vorrei sottolineare che noi abbiamo alcuni settori che adesso sono molto interessanti per sviluppare dei nuovi investimenti e per aprirli alle imprese italiane. Potrei citare il settore energetico in cui è molto richiesta adesso ogni opportunità, ogni investimento, perché l'Albania sta investendo fortemente in questo settore ed è uno dei settori principali che noi vogliamo sfruttare. Anche il settore minerale, dell'estrazione minerale è un settore molto che a noi interessa moltissimo sviluppare. Noi quest'anno abbiamo ultimato come Ministero dell'Economia il quadro legislativo e normativo di questo settore e adesso stiamo aprendo le gare per partecipare e vorrei sfruttare anche la possibilità per invitare tutte le imprese italiane a venire in Albania e a investire in Albania. A Tirana, dentro il centro commerciale City Park, è qui con noi il presidente di FDL Servizi, Fiera del Levante Servizi, professor Antonio Ciuffreda. Presidente, che cosa significa questa quinta edizione di EcoBiz a Tirana? Intanto che continuiamo e perseveriamo in questa proposta che è rivolta al mondo dell'impresa pugliese, ma dell'intera penisola italiana. Siamo qui con 40 imprese, non solo pugliesi appunto, abbiamo provenienze dal Piemonte, dal Veneto, dalla Lombardia. Ormai cioè la Puglia e la Fiera del Levante Servizi sono lo strumento, o diciamo uno degli strumenti per arrivare nei Balcani. E quest'anno abbiamo proposto due iniziative in una. Una rivolta al turismo sostenibile, Puscime, e poi la nostra ormai fiera tradizionale, l'EcoBiz Expo, che si svolge appunto qui a Tirana e poi si sposterà a partire da domani pomeriggio a Skopje. L'edizione di fatto FDL Servizi è diventato lo strumento degli imprenditori pugliesi ed italiani per incontrare il mondo dell'impresa albanese e per cogliere queste opportunità che abbiamo visto concretamente esistere e sulle quali appunto vi è grande spazio per offrire il nostro know-how, per offrire quella qualità in più di cui il mondo dei Balcani ha bisogno in questa fase di crescita che continua nonostante la crisi.